Buongiorno, benvenuti da 7 in punto, questa prima parte della trasmissione, oggi in esterna, qui la sede di Unioncamere del Veneto con il presidente Fernando Zilio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Presidente di Unioncamere del Veneto, ma anche presidente della Camera di Commercio di Padova, non c'è un accumulo di cariche, ma diciamolo una volta per tutte, sono ruoli che fanno parte proprio di un'organizzazione anche alla luce di una sinergia, di una ottimizzazione delle risorse. Ma sono cose normali, il presidente della Camera di Commercio di Padova, come gli altri presidenti a rotazione, può diventare presidente di Unioncamere, ma lo deve perché uno deve rappresentare in Veneto, in regione, in Italia, il coordinamento delle Camere di Commercio del Veneto. In questo caso io divento presidente della Camera di Commercio di Padova in giugno e in novembre, per un accordo di rotazione, Padova diventa la coordinatrice delle Camere di Commercio del Veneto. Quindi il presidente Zilio diventa presidente della Camera di Commercio di Unioncamere del Veneto. Credo sia una cosa normale. Non è normale, ahimè, ma va avanti da tanti anni la situazione di stallo economico in cui vive la nostra impresa e anche l'impresa del nostro territorio. Visto che appunto è la presidenza di Unioncamere, qual è il polso della situazione dell'intera regione? Quali le criticità e invece i punti di forza, se ancora ci sono? Guardi, una debolezza innanzitutto del sistema Italia, di chi ci ha governato in questi anni, che non ha saputo dare risposte ma solo litigare. Le Camere di Commercio stanno facendo bene. In questi giorni abbiamo visto qualche risultato positivo all'interno del Veneto. Il Veneto è la regione che ha un PIL attivo rispetto a tutto il resto d'Italia. Quindi la sofferenza delle imprese è determinata dal calo di consumi interni, soprattutto. Stiamo osservando in questi giorni, con il fine anno e con l'inizio anno che facciamo le statistiche, qualche segno positivo, in modo particolare con l'industria, dico una cosa conosciuta, in modo particolare con l'export, ma anche qualche segnale sul commercio. Ecco, questa è una cosa interessante. La cosa non buona è che l'occupazione non sta riprendendo, ma purtroppo, anzi al contrario, abbiamo più disoccupazione. Quindi per noi questo è una grande preoccupazione. Cosa fare? Beh, Unioncamere del Veneto sta collaborando molto con la Regione per trovare soluzioni, ci stiamo impegnando per l'Expo 2015, stiamo lavorando su tutti i fronti. Le Camere di Commercio anche se qualcuno sta mettendo in discussione il ruolo di queste importanti istituzioni. Siete scesi a Roma in massa. Si dice che i rappresentanti della piccola e media impresa del Veneto, in particolare quelli di Padova, sono i più colorati, ma non nel senso carnevalesco del termine, proprio nel senso della passionalità con cui evidenziano le problematiche. C'è un nuovo presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che ha messo sul piatto della bilancia 10 miliardi per ridurre il cuneo fiscale. 10 miliardi per ridurre l'IRAP alle imprese o per metterla in tasca ai lavoratori. Qual è la sua posizione e qual è la risultanza di questa manifestazione, dei contatti che state avendo con questo nuovo governo? Guardi, innanzitutto il fatto che a Roma, in Piazza del Popolo, siano scesi 60.000 imprenditori, e guardi, molto arrabbiati, è un segnale forte alla politica. In quel momento non c'era il governo, era caduto Letta, si stava insediando Renzi. La realtà è che però sono 10 miliardi di promesse che questi signori fanno da anni, ma che purtroppo non vedono riscontro. Quindi io voglio essere magnanimo con Renzi, provo a tentare di dargli ancora un credito. Certo che qui 60.000 in piazza sono 60.000 che hanno dato un segnale forte non solo a Renzi, ma anche alle proprie sezioni di categoria. Perché negli anni passati, perché Padova, come diceva lei, in prima linea? Perché Padova è sempre stata più attenta
attiva perché è convinta, come Ascom Padova, che bisogna fare i sindacalisti veri. Negli anni passati si sono troppo ingentilite le categorie economiche nei confronti del governo e di chi in qualche modo governa anche il territorio, anche se, dobbiamo dirlo, nel territorio, regione, comuni e province in qualche occasione hanno avuto un rapporto diverso con le imprese, perché il rapporto è diretto. Il governo è troppo distante, troppo lontano, quindi bisogna assolutamente che questi signori capiscano che questa volta erano in 60.000, la prossima volta saranno molti e molti di più, e anche le categorie economiche, quindi i loro rappresentanti romani, capiscano che quando si va nel tavolo verde di Palazzo Chigi bisogna assolutamente battere i pugni, perché le imprese non ce la fanno più, perché le tasse sono troppo alte, le tasse stanno minando i bilanci, ma quei bilanci poi vanno in banca e se sono negativi le banche non finanziano le aziende, non finanziare aziende vuol dire perdere posti di lavoro. Aver perso posti di lavoro vuol dire non acquistare più prodotti, quindi i consumi interni non partono, non ripartono. È inutile raccontarci le storielle. L'Europa ci guarda, dobbiamo fare le riforme urgenti, se necessario anche le camere di commercio. Riforme urgenti, quindi questi soldi più alle imprese o ai lavoratori? Tutti e due. Vanno bene per le imprese e vanno bene per i lavoratori. Se noi guardiamo quanto costa un'impresa uno stipendio, è una cifra insostenibile, perché su 1000 euro un'impresa paga 1100, passa 1100 allo Stato, che poi sono del dipendente, non è che sono dell'impresa, ma guardi quanto costa quello stipendio all'impresa, più di metà di quello stipendio va in tasse. E qua bisogna ripensare alla riforma del lavoro, bisogna far lavorare i giovani, abbiamo migliaia di giovani che prendono la paghetta dei genitori a 35 anni. Jobs Act? Guardi, mi piace parlare con un linguaggio più semplice, la gente ha bisogno di risposte vere, non giriamoci attorno a frasi complesse. La gente ha bisogno di posti di lavoro per i giovani, rimandare in pensione la gente non a 80 anni o a 70 anni, perché producono poco da anziani, sono stanchi e anche un po' delusi, i giovani hanno forza ed energia, bisogna assolutamente immaginare all'innovazione vera, perché aver portato via il lavoro, quella produzione dozzinale, normale, quando eravamo cinesi noi, averla trasportata in un'altra parte del mondo per produrre gli stessi prodotti a prezzo basso e guadagnarci moltissimo e non avere d'altra parte qui da noi innovato, come in parte ha fatto il Veneto, perché va dato onore agli imprenditori veneti di aver saputo innovare, e se oggi c'è quel segno più è per questo. Oggi dobbiamo immaginare un paese o che si divide una volta per tutte in due aree, un'area depressa e un'area attiva, o dobbiamo condizionare quella parte che potrebbe diventare depressa a migliorarsi, ad innovarsi, perché quando vediamo tutti i giorni che o a Napoli piuttosto che a Reggio Calabria ci sono immondizie dappertutto, dove abbiamo la macchina del turismo che viene nel sud Italia condizionata da queste cose. Quindi questo non produce PIL, questo produce miseria in un paese. Quindi lei è favorevole all'indipendenza del Veneto? Assolutamente no, io sono convinto che l'Europa sia una cosa positiva se va governata bene. Oggi non è governata bene, è governata male da lobby forti, da interessi particolari, e la caduta delle frontiere non ha aiutato, perché se dovevano cadere le frontiere si doveva assolutamente fare un governo unico.
Tornando alla riforma delle Camere di Commercio che lei in qualche modo a cui lei ha fatto riferimento, però c'è proprio quel Matteo Renzi che cammina in mezzo alla folla, che ha sottolineato a Treviso, quindi nel territorio, che insomma le associazioni di categoria hanno un valore relativo, un po' come tutte le forze sindacali, quasi c'è un lancio del superamento di queste realtà di categorie. Guardi, i corpi intermedi sono fondamentali, spiace che Matteo Renzi semplifichi così per fare un po' di sua campagna elettorale. La realtà è che i corpi intermedi sono fondamentali, sono gli unici che riescono a interloquire con chi governa, perché altrimenti se non avessimo questi, tutte queste imprese come farebbero da sole far sentire la propria voce? Quindi questo è un metodo, un approccio sbagliato. Le categorie economiche sicuramente devono fare un passo in avanti, devono ristrutturarsi. Ecco, io ritengo che il 18 di febbraio con quei 60.000 in piazza sia nata Rete Impresa Italia veramente, un forte nucleo importante di rappresentanza. Le Camere di Commercio assolutamente si devono ripensare, ma sono fondamentali. Le Camere di Commercio che cosa sono? Sono un ente pubblico funzionale al territorio, ma l'unico ente federale nel territorio. Questa è la faccenda. Perché raccolgono con i diritti camerali dei fondi, tolte le spese generali della macchina camerale, il resto lo ridistribuiscono nel territorio. Porto l'esempio di Padova, ma potrei portare un'infinità di altri esempi. La Camera di Commercio a Padova sta finanziando per 18 milioni di euro il centro congressi. E le altre Camere di Commercio del Veneto? Ma le altre Camere di Commercio fanno un'infinità di cose, ci mancherebbe. Quella di Venezia ha interessi fortissimi con il porto, con altre azioni importanti che fanno. Quella di Treviso ha una serie di importanti attività, penso alla nascita del T2 nata in questi, quindi un incubatore importante per l'innovazione. Per dirne solo alcuni, penso quella di Venezia, di Vicenza con la sua società di internazionalizzazione, ma dico queste per dirne, insomma, tutte le Camere di Commercio nel territorio sono impegnate e sono impegnate bene. Quindi bene la riforma, bene i servizi aggregati, lo stanno facendo Union Camere con le Camere di Commercio, stiamo passando alla sperimentazione, ma pensare di togliere, levare le Camere di Commercio sarebbe un errore fondamentale. Che chi pagherà? Le imprese, ma non solo, i cittadini, perché molta della promozione va a vantaggio delle imprese, ma con ricadute sui cittadini. Promozione, formazione, valorizzazione, quali sono le altre funzioni delle Camere di Commercio che una volta insomma erano un po' rappresentative e oggi invece forniscono dei servizi veri e propri agli associati, anche risolvono questioni burocratiche, legali, parlo di clausole vessatorie, no? Guardi, innanzitutto facciamo chiarezza, non abbiamo associati, questo è un altro errore che fa Matteo Renzi. Noi siamo un ente pubblico funzionale al territorio, il diritto camerale è una tassa, non è un contributo associativo, quindi non siamo associati. Quella tassa permette oggi di avere dei servizi importanti. Se qualcuno pensa di togliere il diritto camerale e renderlo non obbligatorio, come succede in Spagna dove c'è un disastro o in altre parti, poi io come Presidente della Camera di Commercio di Padova cosa dovrò fare? Oggi il diritto camerale base è 88 euro all'anno. Se passasse questa idea di Matteo Renzi, credo non passerà, noi ci stiamo impegnando molto per la riforma camerale, per la riforma della 580, in modo particolare sulle elezioni del Presidente del Consiglio, che crea molta litigiosità tra categorie economiche, credo che dovremmo far pagare i servizi molto di più di quello che costano adesso. Se uno verrà a fare una visura camerale e non ha pagato il diritto camerale perché non è obbligatorio, probabilmente quel servizio gli costerà molto di più del diritto camerale. Perché bene o male abbiamo 140 dipendenti, dobbiamo far quadrare i conti, siamo un ente pubblico. Perché la Camera di Commercio, il primo servizio importante che dà è
il registro delle imprese, che c'è invidiato da tutto il mondo. Lei può pensare che nasce un bambino e non può iscriverlo alla, non lo va a iscrivere all'anagrafe? Ecco, nasce un'impresa e la registriamo al registro delle imprese. Vuol dire che uno deposita i bilanci, vuol dire che vado a fare delle visure camerali per vedere se un mio fornitore è un fornitore attendibile. Ecco, Matteo Renzi evidentemente preso dalla foga, ma anche altri, anche qualche categoria economica vede male le camere di commercio, a volte perché non riesce più a prendere i presidenti, e quindi meglio chiudere se non riesce a prendere i presidenti, a volte perché è diventato di moda criticare tutto e tutti. Allora io credo che una delle cose importanti, e Unioncamere del Veneto lo sta facendo, è quello di fare delle funzioni associate. Ne facciamo già alcune, gli uffici ambiente, le funzioni studi e statistiche, il preziario opere edili, la riorganizzazione dei centri per l'innovazione, il controllo cause vessatorie. Sono cose importanti che già stiamo facendo in forma aggregata. Potremmo fare di più, penso all'internazionalizzazione per esempio, mettere insieme le società partecipate delle camere di commercio delle varie province e fare un unico soggetto. Ma attenzione anche a questo, va fatta con cura e attenzione la fusione, perché altrimenti si perdono alcune peculiarità. Allora, noi siamo pronti e disposti, abbiamo messo in fila alcune nostre osservazioni, le abbiamo inviate a Roma al presidente Dardanello. Dovremmo presentarle al governo per dire che noi siamo pronti alla riforma camerale. Però, stando così le cose, mi sembra insomma che dalle poche dichiarazioni già fatte dal Premier sul vostro sistema lei sia abbastanza scettico. Si aspettava una politica di questo tipo da un Premier del centro-sinistra? O la lascia perplessa certe sue dichiarazioni? No, non mi lasciano perplessi, perché sono le dichiarazioni di moda in questo periodo. Adesso si stanno affacciando al mondo della ristrutturazione del paese i giovani, qualche volta i giovani hanno delle idee un po' bizzarre, diciamo così, qualche volta. Peccato che Renzi però abbia lavorato molto negli anni passati con la Camera di Commercio della sua città e abbia avuto anche dei rapporti molto, molto importanti, con risultati molto importanti. Quindi credo che immaginare di smontare tutto senza avere un disegno di ricostruzione non vada bene, però stiamo rischiando questo in questo Paese, smontare tutto senza avere il disegno di ricostruzione. Per me è un danno maggiore di quello che stiamo vivendo oggi, da una politica lenta e che non ha voglia di riformarsi. Voi siete scesi il 18 di febbraio in massa, 60.000, la compagine veneta era di circa 10.000 persone, quindi non poche. La risposta delle presenze nella stanza dei bottoni e di figure del territorio è un po' scarsa, gli stessi magari anche sottosegretari eletti, c'è cioè una nuova figura, la presidente della provincia, ex a questo punto presidente della provincia di Padova, Barbara Degani, sottosegretario dell'ambiente, riconfermato Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. Però loro stessi insomma indicano poche presenze venete in questa squadra. Lei ritiene che sia un fatto che può rappresentare un handicap, oppure come qualcuno dice insomma quando c'erano tanti veneti poi alla fine non è che si è fatto molto? Io sono per la meritocrazia di fatto, mi piacerebbe pensare che abbiamo incaricato personaggi di alto spessore e di alta qualità. Negli anni passati il Veneto è sempre stato trattato male, non c'è niente di nuovo, ma non è questo il fatto, non è questo il problema. Il Veneto oggi è la locomotiva d'Italia ancora. E non importa essere rappresentati, contano i numeri, anche perché se poi sei rappresentato male è meglio non essere rappresentato. Lascio lo spazio alla pubblicità, tra due minuti torniamo ancora qui nella sede di Unioncamere con il presidente Fernando Zilio.
Siamo tornati in diretta con 7 in punto, siamo qui nella sede di Unioncamere Veneto, con noi il Presidente di Unioncamere Veneto, Fernando Ziglio. Si parlava di riforma delle Camere di Commercio, una riforma che, d'accordo, va fatta, ma va fatta in un certo modo. Quello che è stato annunciato non le piace. Quali sono i punti focali di una riforma di tutte le Camere di Commercio italiane, secondo lei, per far funzionare, per essere una realtà al servizio delle imprese, ma anche a certificazione delle imprese e dei cittadini? Ecco, innanzitutto dobbiamo convincerci, ma non abbiamo bisogno, perché i fatti lo dicono, che le Camere di Commercio sono un ente importante. Danno una garanzia, danno dei servizi fondamentali e fanno l'ecografia, chiamiamola così, delle imprese del territorio. Altra questione, riforme. Qualcuno dice che bisogna fare una unica Camera regionale. Benissimo, parliamone. Poi vediamo quanti presidenti di Camere di Commercio, di espressioni di tutto il mondo sindacale categoriale, è disposto a fare un passo indietro. Io credo sono pochi. Io per esempio sono pronto a farlo, lo dichiaro. Se anche gli altri presidenti del Veneto sono disposti a farlo, possiamo mettere in moto la procedura per la fusione delle Camere di Commercio. Ma quale sarà la Camera di Commercio del Veneto e dove siederà? E quindi questa è la domanda. Potrebbe essere Unioncamere, in un'ipotesi? Potrebbe essere Unioncamere, ma pronti a parlarne. Però l'Italia è lunga. Quindi nel Veneto noi abbiamo questa disponibilità, pronti a fare questo passo. Ho l'impressione che non sarà così facile, perché l'Italia è lunga e molti presidenti di Camere di Commercio, anche di piccole Camere di Commercio, il campanilismo è forte e non vogliono fare un passo indietro. Qual è invece il problema vero? Salvo le funzioni delle Camere di Commercio, che sono fondamentali e indispensabili, non vorrei che qualcuno nella politica pensasse di appropriarsi del diritto camerale. Se passassimo il diritto camerale in regione o in un altro ente, quel diritto camerale non verrebbe poi ridistribuito nel territorio come viene fatto dalle Camere di Commercio. Quindi questo è un altro aspetto. L'elezione del Presidente del Consiglio camerale. Questo produce in tutta Italia una serie di litigi molto forti, perché la 580 è un meccanismo che va rivisto e ripensato. Qualcuno dice: facciamo l'elezione diretta del Presidente e di tutto l'organo. Qualcuno dice: riduciamolo a 11 membri, facciamo solo Consiglio e basta la Giunta. Qualcuno dice: facciamo il meccanismo di nomina dei soggetti attraverso la 580, quindi attraverso le categorie economiche, e poi eleggiamo il Presidente direttamente da tutte le imprese, perché le Camere di Commercio rappresentano tutte le imprese del territorio, non solo quelle iscritte. Quindi ben venga anche questo, troviamo la quadra e eleggiamo gli organi ridotti magari a 11, eleggiamo, troviamo la quadra. Io sono pronto, sono nella Commissione Nazionale per la Riforma Camerale e ho dato la mia disponibilità perché si trovi la quadra all'interno di queste tre proposte: elezione diretta di tutto l'organo, elezione diretta del Presidente, riduzione a 5. Pronto ad accettare una soluzione. Questo permetterebbe di ridurre notevolmente la litigiosità che oggi esiste all'interno dei rinnovi camerali. Litigiosità che non è di una parte solo, ma di tutto il mondo associativo. Alle imprese, al cittadino che poi fruisce del diritto camerale, perché dalla tutela delle imprese, tutela della merce, tutela del prodotto, quindi garanzia per il consumatore ma anche garanzia per il produttore, la riforma elettorale, chiamiamola così, all'interno delle Camere di Commercio interessa poco, basta che si trovi una via per poi fare delle cose. Quali sono le richieste più urgenti? Io appunto ho citato formazione, innovazione, tutela dei marchi, tutela delle imprese, cioè in un mercato che spesso lascia entrare un po' di tutto. No, guardi, su questo è importante, alla gente non interessa,
interessa molto cosa fa la Camera di Commercio, e fa internazionalizzazione, fa promozione del territorio, fa una serie di cose importanti, e questo la gente lo sa, e nel Veneto sono molto affezionati alla Camera di Commercio. La questione interessa più ai giornalisti, quella della litigiosità, perché ci scrivono molto e creano anche imbarazzi qualche volta, anche imbarazzi che non hanno fondamento. Allora, cosa credo io? Credo che noi dobbiamo fare queste cose in silenzio nel bene del sistema, perché cambiare l'approccio vuol dire che un presidente è un presidente autorevole, non un presidente schiavo dell'elezione che lo ha portato alla presidenza. Ecco, io ho voluto, per esempio, a Padova fare un piano triennale per i prossimi anni, proprio per staccare l'idea che ogni anno tu devi andare in consiglio e a litigare su alcune dinamiche per la promozione o per le iniziative dirette o indirette e quant'altro. Un piano chiaro, molto legato agli obiettivi europei del 2020, abbiamo scelto 5 punti, quei 5 punti sono stati votati dall'80% dei consiglieri, compresa Confindustria, e una parte si è astenuta, e abbiamo reso autorevole la Camera di Commercio. Il nostro imprenditore interessano poco queste cose, interessano i risultati. Noi facciamo molta formazione come Camera di Commercio, siamo molto presenti nel mondo della scuola, siamo molto presenti nel mondo dell'innovazione. Ecco, l'innovazione tanto discussa, tanto parlata, grandi convegni, ma poi come si traduce nei fatti? Ecco, il compito delle Camere di Commercio nei prossimi anni è di tradurre realmente l'innovazione, è fondamentale. Il compito per il prossimo anno in vista di Expo 2015 qual è? Quello di Unioncamere, perché si gioca una partita molto forte con Venezia, che diventa il padiglione distaccato in loco di questa rassegna internazionale che avrà sede a Milano. Guardi, io credo avremo molte sorprese nei prossimi mesi, perché Milano, la Lombardia, che ha giustamente all'interno del suo territorio l'Expo 2015, sta facendo padre e padrone della manifestazione, non tenendo conto che quando si è fatta a Shanghai si andava anche a Pechino, e non è che Pechino e Shanghai abbiano le stesse misure chilometriche tra Venezia e Milano. Venezia potrebbe essere Milano in una logica cinese, è che noi siamo purtroppo campanilistici, quindi abbiamo questo limite che ci pesa moltissimo. Stiamo facendo molto come Unioncamere del Veneto, stiamo dialogando con la Regione del Veneto, ci presenteranno alcuni documenti dove dovremo condividerli insieme, alcuni programmi, e credo che faremo bene per le imprese, faremo bene per il territorio, per l'immagine di Venezia e l'immagine del Veneto tutto. Devo dare spazio ancora alla pubblicità, torniamo subito dopo ancora con un altro stacco con il Presidente Zilio. Di nuovo insieme a Fernando Zilio, presidente di Unioncamere Veneto. Stavamo un po' facendo il quadro della situazione economica del territorio. L'Expo 2015, una grande occasione per il Veneto, con Venezia che appunto è la sua laguna, l'elemento dell'acqua che farà da elemento trainante. Io volevo chiederle ora la crisi che si sta consumando con la Russia, l'Ucraina, che tipo di ripercussioni può avere sul mercati, sul commercio, anche sul turismo del nostro territorio, perché è inutile nasconderlo, ci sono legami molto stretti con la Russia di Putin, al di là delle dichiarazioni che si fanno a sostegno ovviamente delle risoluzioni dell'ONU e della NATO. Nessuno lo sa in questo momento,
sono molto preoccupato per questo. Si stanno muovendo molti mercati grazie all'arrivo di russi nel nostro territorio, ma non solo russi, ma anche gente che proviene da Kiev, da altre zone, personaggi molto forti che si stanno interessando al nostro territorio. Sono molto preoccupato perché nessuno può capire in questo momento le conseguenze di questa azione russa nei confronti della Crimea, quindi dell'area del Mar Nero. La preoccupazione è grande perché una crisi così prolungata come stiamo vivendo noi dal 2008 ad oggi, l'abbiamo già vista nella storia, ci insegna che in altre occasioni poi una crisi simile, anche se non informatica come adesso, ha prodotto guerre pesanti nel mondo. Potrebbe essere un segnale brutto, speriamo questo non sia. Anche perché abbiamo, ripeto, nel nostro Veneto un segnale più con l'export, e molto di quell'export va verso i paesi dell'est. Io mi auguro che il buon senso prevalga, ho qualche difficoltà a crederci perché gli interessi sono forti della Russia, quindi vediamo i prossimi giorni. Non ne avremo bisogno perché sarebbe un'altra mazzata sulla già difficile situazione che viviamo giornaliera. Il diritto camerale può essere uno scudo anche a difesa di quel credito tanto vituperato perché le banche avrebbero chiuso i rubinetti? Qual è la realtà, visto che lei è un osservatorio privilegiato? Davvero le banche non concedono più credito, e il fatto che esistano le camere di commercio, quindi il diritto camerale, è una tutela per le imprese? Guardi, il problema delle banche che non erogano credito è il famoso cane che si morde la coda. Le imprese sono in difficoltà, le banche leggono i bilanci e chiudono i rubinetti. Una serie di interventi negli anni passati hanno portato a questo, ricordo Basilea 1, 2, 3, 4 e avanti così, le famose griglie, le famose A, doppia A, B, C, D e quant'altro, hanno cambiato il rapporto tra banca e impresa. Una volta c'era il direttore della banca, dove l'imprenditore presentava un progetto, lo conosceva i beni che aveva, quelli dell'azienda e quelli no, insomma era tutto un rapporto diretto. Oggi è tutto più europeo e l'Italia su questo non era preparata. Ma le camere di commercio cosa hanno potuto fare? Hanno potuto fare molto, perché porto solo l'esempio di alcune camere di commercio che hanno messo molti soldi a disposizione dei confidi, hanno fatto creare moltiplicatore, stanno facendo la stessa cosa oggi grazie al diritto camerale. Quindi è oggi molto moltiplicatore che viene, e molto denaro che viene distribuito grazie ad alcuni interventi, e questo viene fatto con la garanzia delle camere di commercio. Quindi attenzione a demonizzare sempre, come fa qualcuno, il diritto camerale. Il diritto camerale è una piccolissima quota che a moltiplicatore genera milioni di euro nel territorio. Lei è sempre stato un paladino della lotta alla contraffazione, tante le iniziative che sono state fatte dalle Camere di Commercio e anche da Unioncamere. In un momento in cui la crisi morde pesante, magari si deve spostare l'attenzione su altri filoni, la lotta alla contraffazione resta una priorità, resta un'emergenza? Ma è un'emergenza, perché se noi pensiamo, do dei dati molto spicci, però molto significativi. Il credito italiano ha circa 9.600 sportelli in Italia. L'anno scorso, sono nel 2003, sono nati 9.200 money transfer in Italia, più quelli che già c'erano. Attraverso questi strumenti, questi uffici, si trasferiscono dall'Italia al mondo orientale circa 18 miliardi all'anno di euro, fuori da ogni controllo. Poi noi dobbiamo fare la finanziaria, questo già è significativo di cos'è il mondo della contraffazione. Questo mondo poi produce danni inestimabili
perché molto spesso questi prodotti nuociono alla salute. Ricordo in questi giorni le mascherine di bambini che hanno prodotto delle allergie pesantissime ai bambini, quindi interventi medici, pronti soccorso, sequestri, tutti costi enormi che pesano su di noi, già in difficoltà, già in crisi. Poi le minori entrate, perché questi soggetti non pagano tasse, sono fuori da ogni controllo. Sono miliardi all'anno che noi cittadini poi siamo chiamati a rimpiazzare con i nostri soldi, e quindi non ci stiamo più, o uno o l'altra. Però sembra come togliere una goccia da un mare, quindi non si riesce mai a prosciugarlo questo mare della contraffazione. Sarà perché questo mondo orientale che lei citava insieme a qualche altro mondo, oltre a trasferire miliardi così all'insaputa di tutti, ha anche parecchi botti italiani sottoscritto? Guardi, non mi rassegno a questo ragionamento. L'Olanda è riuscita a resistere al mare, non capisco perché noi non possiamo farlo. Sono stati commessi degli errori gravissimi, sempre da politicanti nostrani, ricordo la firma del WTO, da quel momento in poi sono aperti i mercati non controllati, bisognava soprattutto pensare che se io ti mando 10, tu devi comprare 10 da me. È una cosa elementare e semplice, cosa che non si è fatta. Quindi dazi? No. Dazi, non è vero, perché a parte che qualche volta loro li mettono su di noi i dazi, no? Perché questa è un'altra cosa. Quindi io credo che la politica, una certa politica, sia stata infedele nei confronti dei cittadini italiani, perché se io penso di diventare importante perché vendo le Ferrari e solo le Ferrari, non funziona così, devo vendere le Ferrari e tutti gli altri prodotti del mio paese, ma se loro dicono che non posso esportare in Cina il prosciutto di Parma, perché sono fatti loro la fabbrica del prosciutto di Parma, perché dicono che non è a norma per loro, e io devo importare qua tutti i loro prodotti che è sotto gli occhi di tutti, come di pezzi sequestrati che nuociono alla salute, che fanno male, che creano problemi. Allora, o una o l'altra, insomma, qualcuno bara. Non certamente noi cittadini italiani che subiamo. Come vede il futuro prossimo, presente? Io il presente lo vedo come lo stiamo vivendo oggi, a parte l'Ucraina che mi sta creando qualche difficoltà. Vedo una grande volontà di trasformazione, vedo una grande volontà di innovazione su questo paese, non dall'alto ma dal basso. Vedo molti giovani preparati, molti giovani che hanno voglia di fare, che stanno facendo esperienze all'estero ma che torneranno in Italia e che ci insegneranno e che ci innoveranno l'Italia. Questa è la mia speranza, questo è il mio bisogno. I giovani saranno la nostra fortuna, perché ritorneranno formati. Quindi lei crede che presto sarà giorno? Io credo proprio di sì. Presto sarà giorno, anche se sarà un giorno con il temporale. Io ringrazio Fernando Zilio, ringrazio voi. Subito dopo la pubblicità, la seconda parte di Stato in Punto. Grazie.